Sicuramente mio padre era molto a Roma e Roma era mio padre. Era un uomo abituato a vivere con poco, senza esigenze, viveva in una stanza in affitto, si vestiva di abiti usati, aveva una vecchia macchina sfondata, cioè lui non voleva avere relazioni con questa società del possesso, del consumo, non gli interessavano i soldi. Non interessava apparire. Il suo libro di culto era L'uomo senza qualità di Musil. Infatti, quando è morto, ho trovato una copia sottolineata, presente ogni parola, e questo è stato il paradigma della sua vita: l'uomo senza qualità. Di lui ho dato una descrizione, forse la descrizione più accurata, più vicina nell'intimità, nel personaggio del professor Ancona, nel libro Ascolta la mia voce. Un personaggio che io amo moltissimo, poi c'è tutta la malinconia, c'è tutta la solitudine. C'è tutta l'intelligenza che alla fine non ha costruito niente e in fondo a questa intelligenza è rimasta questa esigenza di capire l'amore alla fine, no? Infatti mi ricordo le ultime volte che suo mio padre mi diceva, sai, cioè, mi colpiva che aveva gli occhi di un bambino piccolo, lui aveva 70 anni, aveva questi occhi proprio inermi, innocenti, e mi diceva, ma sai, io alla fine ho vissuto 70 anni ma veramente non ho neanche cominciato a capire che cos'è l'amore. Dunque lui alla fine si era interrogato su questo e non era arrivato a vivere né a capire niente di questo. Però ecco, in fondo era quello che cercava, come il professor Ancona, come dimostra alla fine con la lettera alla figlia, lettera che purtroppo io non ho mai ricevuto, ma insomma.